Ed ora con le immagini siamo invece a Berlino. Berlino dove si è giocata la partita valevole per la Coppa dei Campioni tra i Frogs di Legnano e la squadra ora inquadrata. Eccoli qua, i Frogs di Legnano in tenuta bianca, opposti alla formazione berlinese degli Adler, le Aquile di Berlino. Eccoli qua, in maglia blu scuro, pantaloni gialli, la usuale maglia nera per i Frogs ospiti non è stata utilizzata. Ecco qui la cue arbitrale all'inizio della partita, mentre entrano in campo le formazioni, in questo caso la formazione dei Frogs con la solita musica wagneriana, la cavalcata delle Valchirie. Qui invece l'entrata in campo della squadra di casa. C'è da dire, per parlare un po' del nuovo colore, che è stato molto apprezzato dai 4.000 spettatori che gremivano questo velodromo, la cavalcata delle Valchirie di Wagner per i Frogs, e un po' di pubblico tifava Italia. Per loro questa è l'Italia-Germania, un pochino troppo nazionalisti. E una nota invece spiacevole per quanto riguarda l'organizzazione di questa partita di Berlin-Adler è che il campo è assolutamente irregolare. Voi vedete che le righe che distanzierebbero le 10 yard di solito sono di 8 yard, quindi si è giocata una partita con i down, i 4 down per 8 yards. Vedete infatti che è molto semplice fare dei ritorni molto lunghi. Bellissima questa galoppata di Daryl Oliver, il running back di colore della formazione dei Frogs, che è riuscito subito a dare una doccia fredda a questi fortissimi Adler, che ricordiamo sono i primi in classifica, praticamente sono imbattuti, e vedono nel loro filo giocare un ragazzo italiano che ha dovuto comprendere la nazionale, Fabrizio Cazzola, bolognese, che però in questa partita non è stato schierato. E siamo già sul 6-0 per la formazione legnanese. La squadra di Legnano, tra l'altro, ripescata per questa Coppa dei Campioni, essendo la seconda classificata al termine del scorso campionato. Ricordiamo il campionato scorso bene vinto dai Rhinos, squadra che però si è sciolta, pertanto il diritto di partecipare alla Coppa dei Campioni è stato dato alla formazione, all'altra finalista, quindi i Frogs di Legnano. Frogs di Legnano che hanno avuto durante l'inverno grossi problemi, molti giocatori se ne sono andati, quindi una squadra in pratica un po' ricostruita e non sicuramente la grande squadra che conoscevamo da anni, quello schiacciasassi che aveva veramente messo sotto tutte le altre formazioni italiane e non solo, anche a livello europeo. Intanto abbiamo avuto la replica delle Aquile berlinesi con un touchdown, il loro primo touchdown, mentre seguiamo ora successivo attacco della squadra lombarda, un passaggio completato oltre la linea delle 30 yard. Ottima la ricezione di Grosoli, numero 2 che vedete inquadrato. Effettivamente è vero, si parlava delle vicissitudini dei Frogs, non sono assolutamente questi i Frogs che hanno dominato per 4 anni il panorama non solo italiano ma anche europeo. Ricordiamo che sono stati campioni d'Europa, sono l'unica squadra assieme ai Dolphs Bologna, ormai che non esistono più, che ha partecipato alle competizioni internazionali. Però a questo punto la squadra è completamente rinnovata, diciamo che con quello che è successo i Frogs hanno ottenuto un ottimo risultato arrivando a questo punto e sfiorando la vittoria, lo possiamo anticipare purtroppo per i Frogs, 4 punti di differenza hanno significato l'esclusione dalla Final Four, dalla finale a 4 di Barcellona del prossimo luglio. Questi Frogs, che se avessero giocato in questa maniera in campionato, avrebbero sicuramente potuto dare molto di più e avrebbero anche potuto fare sicuramente un'ottima figura. Intanto vedete il quarterback Madison, per una vera ira di Dio di questi berlinesi, che ricordiamo sono la squadra più forte della Germania, ma che a nostro avviso, se venissero giocando in campionato italiano, si piacerebbero sicuramente a fare le prime 4, ma non ai massimi livelli. Certo, per concludere il discorso sui Frogs, va detto che attualmente sono quarti pari merito, se così possiamo dire, con i Pythons di Milano. Devono recuperare ancora una partita, e in quella partita che devono recuperare contro il Giga di Torino, partita interdivisionale, devono assolutamente vincere per riuscire a qualificarsi per la fase finale dei playoff, altrimenti rimarrebbero esclusi. Questo sarebbe un peccato per questa squadra che da anni, come ricordava Massimo Terracino, ha dominato, si può dire, il panorama italiano e non solo del football americano. Ora in attacco con una corsa del quarterback Mike Curtius,
il numero 10 che ha disputato un'ottima partita, peccato per i due intercetti che hanno macchiato il suo tabellino, però diciamo che la difesa dei berlinesi è veramente una squadra molto forte, anche se ha commesso qualche scorrettezza di troppo, per esempio questa del numero 87 Kip, che già poi è stato ripreso sul finire. Però la partita è stata assolutamente equilibrata. I Frogs, anche a detta del coach Nori, che ha creduto la prima nazionale, vedete intanto la replica di Senati, sventola tricolore in tribuna, anche se siamo in terra germanica. Dicevamo anche a detta di coach Nori, la squadra sta crescendo e purtroppo avere cominciato 10 giorni prima del campionato ha un po' viziato il loro torneo, tant'è vero che se la stagione dei Frogs praticamente adesso è a metà dal punto di vista cronologico, mentre invece non lo è dal punto di vista delle giornate di campionato, perché si è conclusa la regular season. E questo è sicuramente un peccato per la formazione legnanera, che ora vediamo in difesa, a difesa proprio dalla linea di gol, che viene violata dall'attacco berlinese, con Madison, una corsa di una yarda e touchdown, punteggio di 20-13 a favore dei padroni di casa. Il punto addizionale con calcio ed ora un passaggio, peccato che non viene trattenuto. Il passaggio sarebbe stato completato, non trattenuto, è stato recuperato dal difensore berlinese, che ha quindi trasformato in pratica in un intercetto questo lancio di Mike Curtis. E questo è stato uno dei due errori che sono costati probabilmente la partita ai legnanesi, che si sono dimostrati assolutamente all'altezza di questi teutonici. Vedete un'altra bellissima ricezione del numero 22 Stanke, il miglior ricevitore di questa formazione. Ricordiamo che questi lanci sembrano lunghissimi, ma in realtà dovete togliere un 20% a quella che è la distanza ipotetica, perché c'erano le yard da 80 cm, anche se in realtà sono da 91 e rotti. Sì, appunto, per il problema della dimensione del campo all'interno del motovelodromo di Berlino. Comunque, in ogni caso, il buon Madison è un lanciatore notevole, autore di ottime bombe, viene definita il lancio molto lungo. Qui un pitch out di Curtis e il touchdown di Oliver, 27-21 il punteggio. Attenzione, qui siamo alla conversione da due punti che viene tentata con Gerosa, Lupo Gerosa al passaggio chiude in touchdown, quindi due punti. Giustamente i Frogs hanno dovuto giocare le conversioni da due punti per cercare di racimolare punti in più e restringere il gap con gli avversari. Gioco che comunque è riuscito bene, perché tutte le trasformazioni dei tedeschi sono avvenute da un punto e invece quelle dei nostri portacolori sono state fatte proprio tutte da Gerosa con la trasformazione da due punti, quindi era la situazione ottimale per riuscire a vincere. Poi vedremo come è andata a finire nel proseguo questa bellissima gara, che sarebbe sicuramente degna di un Super Bowl, senza proprio voler togliere nulla né ai tedeschi né agli italiani. Ancora un passaggio tedesco in touchdown, sì, sarà il campo più corto, però comunque tira delle belle bombe il quarterback Madison delle Aquile di Berlino. Abbiamo visto volare una flag, una bandierina gialla, un fallo, ma comunque il touchdown viene convalidato. Evidentemente era un fallo contro la formazione italiana. Vedete il tabellone segnala touchdown, quindi altri 6 punti per i berlinesi. Ed ora ancora in attacco la squadra Merane di Legnano e un passaggio non completato, poteva essere questo magari il touchdown decisivo. E sicuramente avrebbe aiutato, però direi che i Frogs, nonostante le aspettative, li dessero come sfavoriti sulla lunga distanza, anche perché non abituati ai 12 minuti per quarto eccetera, sono invece venuti fuori proprio nella parte finale della partita, fermando questo attacco degli Adler, che praticamente ogni volta che va la palla segnava, mentre invece i Frogs hanno dovuto rinunciare a qualche chiusura. Vedete qui una bellissima ricezione del numero 7 da Pozzo, che è stato direi uno degli eroi della partita, si porta a ridosso della end zone, un ottimo mix di corse, lanci e funambolismi del numero 28 Darrell Rogers. Direi che la squadra ha dimostrato delle ottime cose e
se dovesse accedere ai playoffs potrebbero essere una grossa sorpresa, o forse conferma se guardiamo il football degli scorsi anni. Vedete proprio qui il numero 28 Rogers che entra indisturbato in touchdown e segna il punto del momentaneo 34-29. Sì, certo, il discorso dei playoff, qualora, e noi ce lo auguriamo, i Frogs riuscissero ad entrarvi, sicuramente per loro, essendo la stagione ancora a metà, avendo iniziato molto tardi per le note vicissitudini, potrebbero veramente, essendo in crescita, potrebbero veramente dare del filo da torcere e probabilmente potrebbero recitare un ruolo importantissimo, se non decisivo, nel campionato, nei playoff che concludono il campionato. Quindi potremmo anche avere la sorpresa di vederli magari anche nel Super Bowl, cosa che all'inizio del campionato non era data neanche in ipotesi. Qui abbiamo intanto un passaggio completato delle Aquile di Berlino, viene però contrastata la corsa successiva dalla difesa dei Frogs, che riescono a bloccare il ricevitore del passaggio. Ora ancora in attacco, naturalmente hanno conquistato il down gli Adler, le Aquile. La difesa dei Frogs mi sembra abbia reagito in maniera piuttosto attenta all'attacco della squadra berlinese. Sì, direi che in questa ultima parte è riuscita soprattutto a contenere le corse di questo Tariq Abash e di questo David Spencer, che erano la cosa più pericolosa. Vedete queste finte, un gioco molto bello, soprattutto questo quarterback è incredibile perché riesce a fare dei numeri che oserei dire da circo. Guardate che cosa riesce a completare in mezzo a due difensori. Questa è veramente fortuna, anche perché non è possibile che il timing metta fuori causa sia Rossi che Castiglioni e consenta a Stanke di ricevere un passaggio millimetricamente. Ha giocato anche la fortuna. E ne approfittiamo un attimo per dare il quadro delle quattro qualificate finali all'Euro Bowl di Barcellona, oltre naturalmente alla squadra organizzatrice, ossia i Barcellona Boxers. Abbiamo i Crusaders che hanno battuto la squadra francese, la squadra questa in questione gli Amsterdam Crusaders, quindi Olanda, la squadra degli Helsinki Roosters, ossia i Galletti di Helsinki, già una volta campioni a Londra nell'88, e la squadra dei Berlin Adler che ha battuto appunto i Frogs di Legnano. Siamo ora all'inizio del quarto periodo, il punteggio 41-29 per i padroni di casa. Qui c'è un fumble un po' pasticciato, non si capisce bene a chi venga dato il possesso della palla. Comunque dalle immagini possiamo desumere che gli Avi abbiano decretato il possesso della palla per gli italiani. Ed ora passaggio lunghissimo da Pozzo in touchdown, bellissima questa ricezione che sottolinea, mi pare, la bravura dei ricevitori di casa nostra, che non hanno nulla da invidiare non solo i tedeschi ma forse anche qualche americano. Ma direi proprio di sì, lo testimonia il fatto che uno dei nostri ragazzi, come un tedesco, comunque gioca nella World League. Parliamo di Paolo Mutti, che ha disputato in questi giorni il playoff, ma non sapeva ancora il risultato, con la franchigia di Birmingham Fire. Vediamo anche la trasformazione da due punti di Lupo Gerosa, trasformato dopo anni di militanza come ricevitore puro, visto che si è parecchio ingrossato, in tight end, ossia l'uomo di chiusura della linea offensiva, che deve essere capace sia di bloccare per le corse dei compagni che di ricevere il pallone. E siamo nuovamente con la difesa dei Frogs in campo e la situazione è abbastanza critica. Vedete come riescono in questi frangenti i tedeschi ad andare avanti con questo turco incredibile, però c'è qualche fallo ai danni dei giocatori in maglia bianca. Questo forse uno dei motivi per cui Tariq Abash riesce a muovere la palla così bene. Panchina inquadrato coach Nori, ancora Madison in impostazione, preferisce questa volta andare al lancio, che viene ricevuto, chiusura del down da parte di uno dei suoi fidi. Ed ora in formazione shotgun, possiamo tradurre con retrocarica, un fucile retrocarica, passaggio non completato per un pelo, ci stava l'intercetto. Vedete il disappunto del giocatore legnanese, mentre avete visto prima Bebo Nori. Qui la gioia dei tifosi, birra, in effetti probabilmente erano anche pieni di birra i tifosi della squadra di Berlino. Siamo veramente alle battute conclusive, come vedete la squadra di Legnano è a 5 yard dalla propria linea di gol, anche se il numero delle yard è proporzionato al fatto che il campo è più piccolo. Passaggio completato corto, ma qui siamo alla fine della partita. Massimo, 53 secondi mancavano alla fine.
Gian Maria Moroldo che sostituisce De Rosa, che chiude questo importantissimo down. Questi sono i momenti cruciali di questa gara, un frastuono d'inferno allo stadio. Ancora Curtius che lancia questo screen pass, passaggio velo cioè a numero 28 Daryl Oliver, che non riesce a chiudere il down. Pubblico sempre, vedete, una frangia di tifosi italiani, tedeschi però. Ancora Curtius in impostazione, e però qui cominciano i guai, viene sospinto indietro, un sec, ossia quarterback viene atterrato prima di riuscire a lanciare, un credito diciamo per la difesa berlinese. La partita poi si conclude qua con il punteggio 41-37 per la formazione di casa. Ancora qualche fase cruciale, vediamo che i Frogs sono ancora nel pieno della possibilità di portare a casa un risultato utile, nonostante venga nuovamente messa molta pressione. Qui la linea d'attacco ha fatto un po' acqua purtroppo, nonostante abbia giocato benissimo in tutta la partita, ma comunque era ancora aperta, soprattutto perché mancava abbastanza tempo per poter conservare la possibilità di andare avanti e non dare la possibilità soprattutto ai tedeschi di replicare in caso di vittoria. Guardate questa azione bellissima, doppio reverse, lancio su Da Pozzo, il difensore non può fare nient'altro che fare un fallo di interferenza per evitare a Da Pozzo una ricezione di una quarantina di yards. Vedete la gioia di Davide Da Pozzo, uno dei grandi artefici assieme a Senati di questa bellissima prestazione. Ancora i Frogs in attacco con un primo tentativo, nuovamente Curtius in impostazione, fasi drammatiche, palla a Daryl Oliver che mantiene l'equilibrio e riesce ad avanzare ancora un po' prima di essere placato per una nuova chiusura di down. E questi sono i momenti cruciali. Secondo tentativo, 9 yard da fare, schieramento abbastanza largo con 3 ricevitori fuori e un tight end a bloccare, quindi un solo ipotetico running back, vedete che rimane a bloccare. Lancio molto bello, Da Pozzo sta per ricevere, ma compare dal nulla questo numero 40, si tratta di David Spencer che chiude la partita a 20 secondi dalla fine. In pratica una beffa, possiamo dire, questo finale. Assolutamente, la vittoria sarebbe stata comunque meritata, però purtroppo non è colpa di nessuno se non è riuscito a catturare questo pallone Da Pozzo. Quindi gli Adler Berlino nella Final Four, la finale a 4 per il titolo europeo. Noi ringraziamo per la cortese attenzione, augurando a tutti buon pomeriggio.